freelance camp è smettere di lamentarsi e cominciare a cambiare. Una meravigliosa idea e soprattutto bellissime relazioni per essere sempre più free, ma sempre più in rete. Una specie di capodanno dei freelance. Dove sarà Cremaschi? Volevo così? Essere pigra, ovvero come non gestire il tempo e lo spazio, e mi sembra... Vediamo se funziona. Vediamo se funziona la non gestione. Esatto, nel senso che ho deciso, vado per la prima volta al freelance camp, parto raccontando del mio più grande fallimento, cioè il fatto che non riesco a essere pigra. E vi spiego perché secondo me è un fallimento vero. Io sono un'assistente virtuale. Quest'estate è stata l'estate più non rilassata nella storia delle mie estati. Ed è stato un momento molto difficile perché ero al mare, mi sono trasferita al mare a lavorare, quindi ero molto focalizzata perché il mare mi motivava molto, ma ho lavorato una cifra, ho lavorato tantissimo, ho lavorato pure molto bene, ma ero stressatissima perché era estate e d'estate bisogna essere rilassate. D'estate bisogna avere dei ritmi lenti un cavolo. Poi guardavo Toggle, 11 ore e 40 di media giorno di lavoro, 6 giorni su 7. Mi pareva un po' troppo. E in quel momento lì mi sono chiesto, ok, quindi cosa faccio adesso? E mi è tornata in mente una mia carissima amica, che è la persona più pigra che io conosca. Ho detto, lei cosa farebbe in questo momento qua? Cioè, come troverebbe la calma? Noi abbiamo fatto l'adolescenza insieme e nelle tempeste emotive di quel momento è sempre stata la persona che invece riusciva a farmi trovare la misura, a farmi trovare un equilibrio. Ho detto, ok, adesso faccio come lei. Perché? Perché la pigrizia in realtà noi la vediamo sempre come qualcosa di negativo, no? Connotata. Cioè, se io vi chiedo, ah, come sei? Sei una persona pigra? Cioè, te non è che mi dici sì. Cioè, magari è vero, però lo nascondi. No, no, tu no, è perché tu sei bravo, sei una persona autentica, bravo, io no, lo nascondo sempre se posso. E soprattutto vorrei esserlo di più perché le persone pigre sono persone molto calme, cioè se ci fate caso sono persone che non hanno fretta, cioè non sono impazienti, sanno in qualche modo stare in quello che stanno facendo o stare in quello che non stanno facendo, cioè nel non fare, che è una roba che, cioè io non ce la faccio, vado al mare, sto sdraiata a prendersi, non faccio niente, no, ti metti lì. Leggi un libro, magari un libro di lavoro, perché sennò poi ti rilassi troppo, non va mica troppo bene. Ma non funziona così. Cioè, hai bisogno di saper stare nelle cose, che vuol dire anche stare nelle sensazioni spiacevoli e vuol dire anche saper poi stare nei problemi, senza volerli risolvere subito, perché ogni cosa c'ha il suo tempo. Cioè, stai lì, vedi cosa succede, ci pensi, ci ragioni. Il tempo della decisione arriva dopo, invece spesso siamo impazienti e lo siamo anche con la tecnologia. Nel momento in cui noi utilizziamo un nuovo strumento, perché lo facciamo? Perché ci fa risparmiare tempo. Ma in realtà più utilizziamo strumenti che ci fanno risparmiare tempo, più ci aspettiamo che le cose ci facciano risparmiare tempo. Per cui quando è arrivata, non so, la lavatrice, è ovvio che ti fa risparmiare tempo piuttosto che andare al fiume a lavare i panni. Ma allo stesso tempo lo standard di pulizia è aumentato, quindi devi usare di più la lavatrice, quindi alla fine pulisci di più, quindi il tempo non lo risparmi. E quindi questo poi diventa un problema. E allo stesso tempo sono persone proprio che, dicevo, sanno stare nel non fare. Cioè, stare nel non fare è spiacevole. Come, non so, meditare, non so chi di voi medita. Però quando mediti, cioè, non è che proprio le prime volte che mediti ti senti a tuo agio con te stessa. Cioè, è molto spiacevole, la posizione è scomoda perché devi trovarla. E poi soprattutto dici, ok, io ho impiegato così 10 minuti, non ho fatto niente. E questo è un problema. E non lo è, perché in realtà tu lo fai proprio per quello. Però vabbè, le motivazioni spesso sono un po' così. Quindi le persone pigre cosa fanno? Spesso sono persone che hanno delle routine molto fisse, perché la routine ti fa risparmiare proprio energia, ti fa stare nel non fare un po' meglio perché sei pronta, sei preparata. E sono persone che anche nell'organizzazione dello spazio sono molto interessanti, perché riescono a metterti le cose esattamente dove ti servono. Quelle che usi di più sono più vicine, quelle che usi di meno sono più lontane. Cioè le loro cucine sono meravigliosi, cioè almeno delle persone pigre che conosco io, poi forse non faccio di tutta l'erba un fascio, però è interessante. Sono persone che poi sanno scegliere, ma sanno scegliere non cosa fare, ma cosa non fare, che è più importante, perché noi parliamo di gestione del tempo come se fosse una cosa che abbiamo, ma noi il tempo non è che ce l'abbiamo, noi siamo tempo e tendenzialmente, come disse un testimone di Geova, mia madre, signora, si ricordi che deve morire. Cioè, non siamo un tempo infinito, siamo un tempo finito. Quindi in realtà nel mare di possibilità di cose che possiamo fare sono molte di più quelle che non faremo rispetto a quelle che facciamo. Dobbiamo dire no a un sacco di cose. Queste cose quali sono? Sono quelle che vengono definite le priorità mediocri.
cioè quelle cose che poi non sono così tanto importanti oggi, magari lo diventeranno domani, ma ci pensiamo domani, oggi facciamo quelle importanti oggi. E questo cosa ci porta? Ci porta a essere persone anche molto focalizzate, molto attente, perché io devo stare attenta a quello che non devo fare per scegliere la cosa giusta. E questo aiuta, e ovviamente aiuta questo tipo di attenzione, è un'attenzione che se io tengo lì, è un'attenzione che mi permette in qualche modo di non subire le distrazioni. C'è una persona pigra, se decide di non fare niente, non fa niente. Possono arrivarle 10 notifiche sul telefono, 10 su LinkedIn, 10 su Facebook, 14.000 email. Comunque ha deciso che non fa niente e non fa niente. Mentre se io sono qui, adesso dopo vado a vedere il telefono, mi ritroverò 10 notifiche su LinkedIn e vado subito a vedermele prima di perdermi, perché sa mai. Quindi insomma questo è un po' importante, così come è importante anche partire dalla prima cosa importante nella giornata. Perché se io mi dedico a tutte quelle piccole attività che non sono prioritarie oggi, che però posso portare a termine perché sono brevi, sono veloci, mi danno soddisfazione, e poi alla fine arrivo alle 7 di sera che c'ho la cosa importante, che porca miseria, non ho abbastanza energie, non ho abbastanza tempo, e diventa un problema. Quindi provare a esercitarci a partire da quello, per me è difficilissimo invece, perché io tendo un po' a fare, no, produttività, no? Le voglio fare il più possibile a giornata, se no non mi sento molto a posto. E infine le persone pigre sono persone che sanno riposarsi bene, non solo dormire bene, che effettivamente, cioè, è una qualità, è importante, non è sempre così facile, ma sono persone che sanno, quando fanno, usare poche energie e saltare tutti quei passaggi un po' fastidiosi, macchinosi. E questo deriva dal fatto che sanno stare nel problema. Se tu stai nel problema, ti fai una visione, capisci? Stai nel disagio, poi trovi una soluzione. Vai a togliere tutti gli sprechi di tempo, di energia, di carta, di strumenti, di quello che ti pare, e vai dritta al punto. Ma solo dopo. Se non stai nel problema, non ti dai il tempo di arrivare a queste consapevolezze, il problema magari lo risolvi, però potevi metterci meno. Ed è quello che in meditazione spesso si parla di retto sforzo. Cioè il retto sforzo è quando tu fai il giusto, che non è troppo né troppo poco, che vuol dire che non ci metti troppo entusiasmo, non ci metti troppo fatica, non ci metti troppo impegno. Cioè diventa una cosa sulla tua misura. Quindi quando parlavi di conoscersi, anche a che fare con questo, no? Anche avere questi momenti di entusiasmo, di energia fantastica per cui vado avanti, sì, però una settimana sono una sottiletta, perché c'è, cioè, giustamente anche le mie energie, come il mio tempo, sono finite, no? E quindi forse passare anche dalla legittimazione del riposo, per cui sì, io mi riposo, va bene, ma non è che mi devo riposare per produrre di più, perché questa è un'altra trappola, per cui mi dedico al mio benessere, divento una persona migliore come se non fossi già abbastanza, quando in realtà probabilmente lo sono, così poi produco di più, vabbè, ma anche meno. Ed è molto difficile, perché poi le circostanze non ci aiutano, come dicevi tu esattamente. E allo stesso tempo una cosa interessante che ho riscoperto è che le persone pigre non fanno fatica a fare schifo. Fare schifo fisicamente, a volte, fare schifo nelle cose che fanno, non so, magari è un hobby, e negli hobby non è che dobbiamo essere tutte performative, non so, io faccio la maglia, ma non ho, i primi maglioni facevano non schifo di più, cioè inguardabili, ho dovuti tutti disfare. C'è questo riuscire a stare nel fatto che qualcosa non ti viene bene e che va bene così, cioè è abbastanza così, è interessante, elegantemente si chiama fallimento strategico, cioè non posso fare tutto perché il mio tempo è finito, quindi alcune cose le faccio il meglio che posso, che non vuol dire ottimamente, altre cose mi vengono male, fa niente. Così come l'equilibrio vita-lavoro, no? Per cui, cioè, ci sono dei momenti in cui avrò bisogno di concentrare le mie energie su qualcosa della mia vita e dovrò tralasciare qualcos'altro, poi questo flusso cambierà e l'equilibrio comunque si ristabilisce, per cui è un po' questo, questa intenzione che ho riscoperto, che farà parte dei miei obiettivi annuali, comunque quello un po' di coltivare questa pigrizia, questo fare un pochino schifo in qualcosa e di provare a fallire un po' meglio. Grazie.